Poi ancora, ancora, sempre. Oh, poi abbiamo per concludere il tedesco abitonto. Abitonto ha un suono tedesco. Per esempio il sedere ukeol. Attenzione alla cadenza, no? Il sedere ukeol. Oppure non si vede. Non zweit, non zweit, non zweit, non zweit, non zweit, non zweit, non zweit. Si sente il tedesco, non zweit, non zweit, non zweit. Oppure che devo dire? C'è Deutsch. Sprechen Deutsch. C'è Deutsch. Oppure le lumache. Le Katzakum. Katze in tedesco è gatto, cazze. Le Katzakum, ce l'abbiamo in tedesco. Tra due signori di Bitonto, uno dice all'altro, signore mi scusi, prende il cane che mi vuole mordere. Se non si preoccupi, vuole giocare. Vuole giocare. Adesso mi uccide. Maesteo, signore. Maesteo, schius. Oh, ma tu che ho che vuole mazzquio? Ninguer can. Cur vorsquio. Vorsquio. Cur mamma c'hoit. Bene, io...